passa, allora, soprattutto se i problemi sono legati o a una inabilità di capacità. Che non c'è proprio per telefono, metti il numero 6, il numero 7. Vabbè, conviene mettere l'ultimo numero della serie. Me lo dice serie, lui, in modo perché che, si sta organizzando il regolatore sulla normativa, chiaramente scriverà tutte le tavole, e me lo deve dire lui quali numeri devo dare alla tavola. Come stavate vedendo dalle immagini e come penso la maggior parte di voi saprà, qualche giorno fa si è tenuto a Castiglione e San Raimondo una riunione promossa dai sindaci di Montefino, Castiglione, Bisenti ed Arsita sul poliambulatorio, ma quando si parla di poliambulatorio si parla di distretto. Di distretto sanitario, perché con la nuova riforma il polo ambulatorio non esiste più e esiste solamente il distretto sanitario con le sue attività. Perché è nata questa nostra iniziativa dopo quella di Castiglione e San Raimondo? Ci siamo preoccupati noi della minoranza, perché chi ha partecipato lo ha visto, chi non ha partecipato ha potuto vedere attraverso le cassette
come quella che è stata vista poco fa, c'erano presenti anche i sindaci di Arsita e di Bisenti. Qual è il problema? Che i sindaci non ci dovevano stare? Noi non diciamo di no, siamo preoccupati e dovete essere preoccupati perché i sindaci hanno nominato coordinatore dei servizi sociosanitari della Vallata del Pino proprio quelle persone che durante il mese di agosto ultimo 1994 si sono battuti accaniti ferocemente contro il distretto sanitario di Bisenti. Mi riferisco a Mario Sorgentone e a Trevellizzi Giovanni. Come potete vedere dai manifesti che abbiamo affisso qua sulla destra e dalla rassegna stampa che comincia da agosto fino agli ultimi giorni, queste persone si sono battute contro Bisenti e nella ultima riunione che hanno fatto a Castiglione hanno cercato di annacquare la cosa, pensando che tutti quanti noi avessimo dimenticato quello che era successo nel mese di agosto, cioè quando avevano invocato il ricorso alla magistratura, alla denuncia contro la regione, quando hanno fatto convocare un consiglio provinciale per discutere contro Bisenti, quando hanno minacciato il ricorso alla Corte dei Conti e tutte le altre iniziative che hanno preso. Allora i pullman all'Aquila, all'interno della regione Abruzzo. E allora, quando ho visto questo manifesto firmato dal nostro sindaco, che aveva nominato queste persone, come voi vedete, quel manifesto giallo, io sono preoccupato e anche gli altri colleghi consiglieri di questo paese. Siamo preoccupati perché tutto sommato è stata una grande ingenuità. Io voglio essere buono quando parlo di ingenuità, perché hanno nominato responsabile proprio la persona che si era battuta di più contro di lui. E non è vero, non è vero che il distretto sanitario era stato tolto a Castiglione e San Raimondo, perché in realtà il distretto sanitario a Bisenti ci sta da oltre 11 anni. E proprio in quegli anni, insieme io e Sergio, parlavamo, ti ricordo, tutte le riunioni, quando la provincia allora doveva programmare e fare la proposta alla regione Abruzzo. Ebbene, questo ci ha preoccupato. Questa manifestazione non è contro di nessuno, ma è solo e semplicemente a difesa dei diritti dei cittadini di Bisenti e di Arsita, che devono stare con le orecchie allerta. Perché dietro questo fatto di trasportare i servizi a Castiglione, in realtà si nasconde la volontà di trasferire tutte le attività all'interno di quella struttura. E allora ecco perché siamo preoccupati. Cioè quelle persone le abbiamo visto seduti vicino a Sorgentone, che ha fatto una manifestazione grossa. Non è come questa tra di noi bisentini, che non risolve niente, ma dovremo attivarci, perché loro hanno fatto partecipare l'assessore alla sanità della regione Abruzzo, hanno fatto partecipare il commissario della URSS di Teramo, di cui noi adesso facciamo parte, il dottor Mancinelli, e due consiglieri provinciali, Mario Sorgentone e Giovanni Trivellizzi. Cioè noi abbiamo tutti contro in questo momento difficile per noi. E allora che cosa bisogna fare? A mio avviso, poi il dibattito sarà aperto, dopo una relazione più specifica sul distretto sanitario da parte del dottor De Carolis, credo che ci dobbiamo muovere, ma impegnare le istituzioni. Cioè non è sufficiente quel manifestino che è stato messo per Bisenti in cui si dice che sta tutto a posto, perché vi ho detto prima che il distretto stava a Bisenti da 11 anni. Io stavo al comitato di gestione nel 1989 quando attivammo parzialmente le attività oltre a quelle che erano i consultori, ma anche le attività del distretto sanitario, e nominammo i responsabili dei distretti sanitari dall'interno della URSS di Atri. Ebbene, nonostante questa deliberazione della URSS di Atri, e quando volete io ve la faccio vedere, è del 1989, la giunta regionale cambiava la destinazione e metteva Castiglione e San Raimondo. Il ritorno a Bisenti è stato un ritorno alla correttezza, un ritorno alla legalità, alle vecchie scelte. C'era Castiglione che attraverso le pressioni politiche ed altro era riuscita ad usurpare a Bisenti il distretto sanitario. Quello del ritorno a Bisenti è stato un atto di giustizia che ha fatto la regione Abruzzo, che ha fatto la commissione sanità della regione, che ha fatto il Consiglio regionale.
perché il distretto era di Bisenti, era stato spostato forzatamente a Castiglione e la regione l'ha riportato a Bisenti. Però il gioco continua e questo è l'esempio. Il 4 dicembre si è tentato e si tenterà nei prossimi giorni e nei prossimi mesi di svuotare il distretto sanitario di quelle che sono le sue funzioni. E mi preoccupa che il nostro sindaco abbia partecipato a sostegno, a nominare una persona, queste persone che stavano là, che erano quelli che hanno fatto la battaglia contro il disegno. E allora che cosa bisogna fare? Noi abbiamo proposto di costituire un comitato all'interno di questo paese, unitamente ad Arsida, e con quale prospettiva? Con la prospettiva di fare anche noi un incontro grosso con le autorità della regione Abruzzo per far sì che non tornino sulle decisioni prese, che il prossimo direttore generale non riveda l'assetto sul territorio della sanità nella nostra zona, perché col nuovo piano sanitario il direttore generale ha tutti i poteri di spostare i distretti e l'attività all'interno dei distretti sanitari. E allora bisogna vigilare, ma bisogna impegnare le istituzioni, cioè il comune di Bisenti insieme a quello di Arsida, si devono attivare immediatamente con delibere di consiglio da inviare alla regione Abruzzo, all'assessore alla sanità, al commissario, al presidente della regione, per dire che Bisenti e Arsida vogliono, rivendicano una posizione centrale che è quella di Bisenti per il proprio distretto. Ma distretto non è solo il muro, la identificazione di un'area. Quando si parla di distretto sanitario, sarà più completo di me il dottor De Carlo dopo, noi diciamo con tutte le attività. Che senso avrebbe far rimanere il distretto a Bisenti se poi le attività ambulatoriali vanno a Castiglione? Non ha senso. Il distretto sanitario deve essere completo, così come è previsto dal piano sanitario. Quindi con la guardia medica continuata a Bisenti, non un mese a Bisenti, un mese a Castiglione. Non è possibile il servizio veterinario, il servizio farmaceutico per quello che riguarda e tutti gli altri servizi, con tutto il personale che è previsto nel piano sanitario approvato il 25 di ottobre dalla regione Abruzzo. Però stiamo attenti, io sono preoccupato perché forse un po' la ingenuità di quelli che ci amministrano e la furbizia, la scaltrezza degli altri che hanno organizzato a Castiglione ci possono veramente togliere quel poco che si è riconquistato a grande fatica. Dico grande fatica perché la furbizia l'aveva fatta la giunta regionale quando l'aveva tolta a Bisenti per darla a Castiglione e non quando da Castiglione è stata riportata a Bisenti. Questa è la sacrosanta verità. E allora io dico, e non mi dilungo, bisogna che noi ci mobilitiamo, che impegniamo le istituzioni a far sì che Bisenti e Arsida si muovano in sintonia, insieme, per difendere questa struttura completa, così come abbiamo detto nel nostro manifesto. Io mi fermo qua, salvo ritornare più tardi nella discussione, e do la parola senz'altro al dottor De Carlis per un saluto e in più una meglio identificazione di quelle che sono le attività proprio specifiche del distretto sanitario. Previsto. Per quanto riguarda la relazione sul distretto sanitario, ma io potrei cavarmela facilmente dicendo che il distretto sanitario è una USL in miniatura, non c'è, voi sapete benissimo quali sono le attività delle USL, no? Quindi sono compiti di natura sanitaria, veterinaria e amministrativa. Cioè quello che voi fate adesso andando a Atri lo potete fare nel distretto di appartenenza. Ecco, questo è tutto, non c'è da dilungarsi tanto su questo. Se poi volete una descrizione analitica delle funzioni, che adesso lo prendo qua dal piano sanitario, sono compiti e funzioni assolte a livello del distretto sanitario nazionale: medicina legale, assistenza sanitaria di base, centro raccolta prelievi, medicazioni, terapia iniettiva, guardia medica e pronto intervento, guardia turistica, visite preventive, visita ambulatoriale e domiciliare della pediatra e della pediatria di base, visita ambulatoriale e domiciliare della medicina generale, tutela sanitaria della donna e della maternità, i consultori,
assistenza specialistica, radiologia, analisi chimico-cliniche, cardiologia, podiatria, tutto quello che serve, però cioè, tutte le funzioni che adesso sono dalla USL vengono fatte dal distretto sanitario di base. Quindi è una cosa importantissima, è la periferizzazione del servizio praticamente. E questo è il distretto sanitario, quindi è una cosa importantissima. E certamente chi per esempio